c'è nessun pericolo di provocare niente. La paura è una cosa che è proporzionale all'indice di separazione del sé. Noi siamo i creatori dell'universo. La paura c'è quando tu vivi quell'esperienza di cui hai paura in modo separativo. Si ha paura del nemico, si ha paura dell'altro, si ha paura del diverso. Ma le tre sfere sono te, non puoi avere paura di te stesso. E quindi la paura è solo un aspetto che è legato alla non comprensione del sé, che è una misura della separazione. Nell'istante in cui tu non sei separato dall'esterno, nessuno ti potrà far paura. Mi ricordo quel ragazzo cinese davanti alla in piazza Tiananmen, che correva davanti al carro armato per essere schiacciato, e il carro armato non lo schiacciava. Lui era il carro armato, lui era anche il militare che stava dentro il carro armato, lui era la controrivoluzione, lui era il popolo. Non si può avere paura della verità, della realtà. È sempre l'altro che perde, tra virgolette. E poi in fondo non c'è nessuno che perde e non c'è nessuno che vince, perché il concetto di vincita e di perdita è un concetto duale. Giochiamo a scacchi, io perdo, ma in realtà non ho perso, ho vinto, per comparato a giocare a scacchi con uno che sapeva più giocare meglio di me. Io a gioco a scacchi ho vinto. Non è vero, ho perso, perché ho giocato con uno che non mi ha insegnato niente. Quindi, in quel contesto, la paura di vincere e di perdere non ha più senso. La paura in generale non ha più senso.